Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Se siete nati al mio canale vuol dire che quello che stiamo facendo vi piace e di questo sono molto ma molto molto contento. Significa che il lavoro che stiamo facendo è un buon lavoro, è un piccolo canale, neanche 6 mesi di vita, però abbiamo dei numeri nel nostro piccolo, dei ottimi numeri, ottimi. E per questo ringrazierò sempre i vecchi, nuovi e futuri iscritti. Grazie di cuore della fiducia che ci state dando. Questo video parleremo del post partita con le analisi e con le pagelle. Altra cosa fondamentale, andate sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati su tutto. Prima di tutto, prima di parlare della partita Sampdoria-Salernitana-Juve, voglio chiudere il concetto sulle parole del PM Santariello. Il problema qual è? Non è, qua non mette nessuno in discussione il PM, ma qua si mette in discussione le dichiarazioni. Lui, secondo me, quando gli davano l'incarico di indagare contro la Juve, secondo che io non sono nessuno, essendo che lui era consapevole, perché io dico le cose e sono consapevole di quello che dico, doveva fare un passo indietro e dire: io non posso in questo momento indagare per tale motivo, perché è possibile che abbia detto cose che in un futuro si possono intrecciare con le indagini, perché in questo momento, giustamente, io dico giustamente, il tifoso juventino, il tifoso della Juventus si può sentire dire, ma questo, essendo che non parla, io non parlo che uno è tifoso, perché il tifoso può essere tifoso di qualunque squadra, libero, ma le parole dopo, odio Juve, sono un PM anti-juventino, sono stato costretto ad archiviare. Può essere goliardia, può essere tutto quello, però sono state dette parole da una persona che doveva indagare. Era il 2019, mancava poco, o sono già si stava indagando sulla Juve. Quello che uno può pensare, allora, tutte le volte che ha aperto un'indagine, con quale spirito l'ha aperta? Ecco perché io dico, ci vuole calma. O diceva: io non posso indagare, faccio un passo indietro, oppure giustamente dovrebbe lasciare, secondo che io non so nessuno, anche fare un passo indietro, perché qui giustamente sono state parole inopportune. Però io in questo momento dico a tutti, pure quelle del famoso cerchio magico che stanno difendendo il PM, sono anti-continuo, che se voi venite indagato da un procuratore e un giorno sentirete che questo procuratore dice: io odio Tizio, io odio Caio, e poi Caio e Tizio indagate da questo procuratore, quello che può pensare è la stessa identica cosa. Quelli che in questo momento, quelli che si indignano, io vorrei vedere se capitasse a loro cosa farebbero. Vediamo qua il discorso, ma è solo una cosa di opportunità, è solo una questione di opportunità. Qua non si parla né di uomo né di PM, ma di opportunità. Secondo me lui, quando gli è stato dato l'incarico di indagare contro la Juve, sento che aveva detto quelle parole, e non mi dite che sono parole le hai dette 4 anni fa, però le indagini sono venute dopo 6 mesi da quando ha cominciato a indagare. Qualcuno sta dicendo: sì, però le parole 4 anni fa, però sono 6 mesi da quando deve fare un passo indietro, dire: io non posso indagare. Chiudiamo questo argomento. Spero che gli avvocati della Juve si sappiano difendere. Se ci mandano in Serie B, ma andiamo in Serie B, in Serie C ci mandano come vogliono loro. Però, come si dice sempre, il tempo è galantuomo, e finora il tempo è stato sempre galantuomo. Cominciamo a parlare di Salernitana Sampdoria o Juventus. È stata una bella partita dove la Juventus all'inizio ha avuto difficoltà, perché la Salernitana è una squadra che gioca bene. Se andiamo a vedere la formazione della Juve si presenta con un 3-5, a me il problema della Juve è questo modulo, 3-5-2, si presenta con Šetnik, Alexander, Bremer, Danilo, Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, De Sciglio. Per fortuna
Miretti non è niente di grave, dovrà stare fermo un mese, non c'è niente di rotto, i legamenti sono stati interessati, è un forte trauma, per fortuna in un mese dovrebbe recuperare, per fortuna, sono contento che per come è uscito, mi dispiace, De Sciglio, io De Sciglio, signori miei, chi dice che De Sciglio, io parlo per me, io De Sciglio non lo sopporto da quando è venuto, da quando è venuto alla Juve, dal Milan. Perché se De Sciglio era un giocatore da Juve, la Juve non l'avrebbe mandato in prestito e dopo è stato costretto a tenerlo. Perché se era da Juve non lo mandava in prestito e poi lo teneva. Precisiamo. Poi se gli altri lo fischiano per altri motivi non lo so. In attacco Di Maria, Scernic. La Sampdoria, la Salernitana si è presentata col 4-3-3, è una bella formazione, io penso che salverà tranquillamente. All'inizio ci ha fatto mettere in difficoltà. Soprattutto con Candreva e Piontek, tanto Piontek quanto Candreva sulle fasce, però alla fine la Juve è riuscita a mettere bene le pedine in campo, le azioni di Di Maria, lo stesso Miretti che prima di uscire dall'infortunio ha fatto un partitone, ha fatto davvero una bella partita, mi dispiace per Nicolò Ussi, Caviglia, che in questo momento dagli anti-juventini sarà massacrato, che già si sa sui social cosa gli scriveranno. Sendo che è stato dalla Juve, ha fatto un favore alla Juve sul primo gol, sul secondo, sul primo gol. Ma da grande uomo, Davide Nicola, la difesa è un ragazzo giovane, se vogliamo fare giocare i giovani è giusto che sbaglino. E ha detto, io non guardo l'errore, io guardo tutto quello che ha fatto. E fino a due partite fa ha fatto un figurone. Uno che esordisce in Serie A e fa gol, non è da tutti, in campo dell'Atalanta. Poi è finita come è finita quella partita. Mi è piaciuto tatticamente, mi sono piaciuto tantissimo sia Kostic, che sembra essere tornato ai livelli pre-mondiale. Però il problema qual è di Kostic? Kostic non lo possiamo fare tutta la fascia. Noi se impediamo a Kostic, se noi a Kostic facciamo fare tutta la fascia, impediamo quello che ha meglio, la sua corda migliore, cioè negli ultimi 30 metri è devastante, è devastante. Rabiot, anche se dopo 5 minuti ha preso un cartellino giallo, mi è piaciuto come ha giocato perché non ha tolto la gamba, e quelli che finora l'avrebbero sempre criticato quando anche non giocava bene, questo giocatore in questo momento si potrebbe mettere a un giabatte e non giocare, che tanto a fine campionato qualunque squadra inglese andrebbe con i soldi e lo pagherebbe, invece lui si sta impegnando e mi sta piacendo. Oggi ha fatto una bella partita. Vlahovic gli mancava il gol. Abbiamo visto quella scena fra Vlahovic e Di Maria. Sappiamo che all'inizio del campionato il rigorista era Vlahovic, poi l'ha preso Di Maria. Chiede il rigore a Di Maria e tutti i compagni, essendo che per Vlahovic era importante il gol, sono andati tutti a ringraziare Di Maria. Questo è gruppo. Quelli che dicevano che questa squadra non ha gruppo, ha gruppo, ha gruppo. È andato Vlahovic, ha segnato un ottimo rigore, poi il secondo gol è un gol di Vlahovic, quello passaggio di Fagioli che è andato al posto di Miretti e mi è piaciuto come è entrato con la cattiveria, con la grinta e ha fatto quel passaggio e abbiamo fatto il 3-0, una partita che la Juventus finalmente ha giocato da Juve, ha giocato con grinta, sì che moderando tanti, però era la Salernitana, però era la Salernitana pure all'andata 2-2, togliamo il fatto finale. Era il Monza andata e ritorno e ci ha battuto. Era il Maccabi andata e ritorno e ci ha battuto. Non quando la Juventus vince, però era, ma quando invece perde, però ha perso. No, a me, sinceramente, la partita della Juve ieri mi è piaciuta. Non esco pazzo per il modulo 3-5-2, non uscirò mai pazzo. Soprattutto perché non abbiamo i giocatori per fare 3-5-2, non abbiamo i giocatori per fare 3-5-2 e fare 3-5-2 ci vogliono i terzini adatti e noi stiamo giocando con Kostic che non è un terzino, non è un quinto a tutta fascia e con De Sciglio e Cuadrado che non possono fare i quinti, però non possono. De Sciglio non è abituato a fare tutta fascia, Cuadrado è abituato però ormai a una certa età, se non andiamo a spremerlo. No, non so come va a finire. Ora ci sarà la Fiorentina, poi c'è il Nantes in Coppa. Ci vuole calma, con calma e pazienza, vediamo dove possiamo arrivare. Però,
L'importante è occupare tutti. Ci spiace che non abbiamo, in questo campionato non abbiamo avuto mai in forma i nostri talenti, Pogba, Vlahovic, Di Maria, Chiesa. Ora abbiamo visto solo un quarto di quello che possono fare Vlahovic, Di Maria e Chiesa, e abbiamo visto cosa possono fare. Manca Pogba. Nel momento in cui ritornano gli altri infortunati, si ferma Milik quasi 2 mesi, si ferma Miretti, però per fortuna per Miretti non è niente di grave. Andiamo a vedere un po' di statistiche di questa partita. Abbiamo le statistiche, abbiamo possesso palla 53 a 46, si può dire che è un possesso palla pari, si può dire, 47 a 50 pari. Poi palle contese 57% contro 42%, duelli aerei vinti 41 contro 58, fuori gioco 0 a 3, calci d'angolo 6 a 3, gol 3 a 0, tiri 10 a 17, tiri in porta 1 a 5, abbiamo tanto tirato in porta, abbiamo preso pure due legni, uno con Kane che mi è piaciuto, che è entrato con la grinta, questo voglio il Kane, non quel Kane visto nel primo tempo contro il Monza, tiri respinti, tiri in porta 1 a 5, precisione dei tiri 10% per la Salernitana, 29% per la Juve, poi tiri respinti 4 a 3, tiri contro il palo 2-0, tiri in aria 4-11, tiri fuori aria 6-6, poi difensori contra, poi i difensori contrasti dei difensori 22-10, contrasti vinti 54% contro l'80% vinto dai difensori della Juve, chiusure difensive 10 contro 26, mi sono piaciute tante chiusure sia di Alexander, sia di Danilo, sia di Bremer. Bremer sta recuperando anche, ricordiamo che Bremer ha avuto un grave infortunio, sta riprendendo. Palle recuperate 10 a 8, poi distribuzione, passaggi 551 contro 497. Ma il problema qual è? Il passaggio, per me, il passaggio deve essere puntato per fare un'azione pericolosa. Se tu vuoi fare il passaggio da quinto a quinto, da quinto, da centrocampista a difensore, difensore a portiere, cose che la Juve faceva in passato e ha fatto in questa parte, a me non mi piace, a me queste cose non mi piacciono. Passaggi 551 contro 497, passaggi 9,8% contro l'11%, precisione dei passaggi 83% contro 85%, precisione dei passaggi in attacco 74% contro il 77% dei passaggi, precisione dei passaggi in difesa 91% contro il 91%, cioè in difesa i passaggi sono stati perfetti sia da una parte che dall'altra, cross 26 a 13. E questo è un dato importante, noi abbiamo uno dei crossman più bravi della Serie A, Kostic, però ieri non è riuscito a crossare, forse ieri è stata la partita più brutta da dopo il Mondiale, però è stato decisivo, questo dico io, precisione dei cross 26% contro il 38%, disciplina, 9 falli commessi, 9 a 12, cartellini 1 a 1, sono stati quei cartellini che davvero è stato ammonito dopo 15 minuti il difensore e l'attaccante della Salernitana dopo 30 minuti per far dimostrare come fa la guida dell'arbitro, però poi è finita lì perché è stata una partita maschia, una partita davvero come si deve, però sempre rispettoso. L'unica cosa che non mi è piaciuta, e lo dirò sempre, è il fatto quando è uscito un ragazzo di 19 anni, è uscito un ragazzo di 19 anni in barella con le mani e in faccia che piangeva dal dolore, i tifosi della Sanità che davano Juventino pezzo di merda, a me quella cosa non mi piace quando lo fanno i tifosi avversari, ma non mi piace neanche quando lo fanno i tifosi della Juve. Quando un ragazzo, un giocatore esce in barella in lacrime, l'unica cosa da fare è tutto lo stadio applaudire. Questa è civiltà, perché noi vogliamo la civiltà. Poi andiamo a vedere le pagelle. Šenić 6, partita normale, una sola parata. Danilo 6,5, mi è piaciuto. Bremer 6,5, mi è piaciuto. È stato autoritario in aria, ha cercato anche il gol cercando sui calciangolo, però non riusciamo, se sui calciangolo non riusciamo a segnare. Alexander 6,5, mi è piaciuto, ha avuto 2-3 iniziative in avanti, forse con la difesa 3 è il suo modulo migliore, però mi è piaciuto. De Sciglio 6, ha fatto il suo, sappiamo che De Sciglio non è un fenomeno a fare tutta la fascia, però ha fatto il suo, ha avuto 2-3 iniziative anche buone. Locatelli 7, è stato il fulcro del centrocampo,
ha difeso e ha attaccato, ha fatto due lanci, uno per Di Maria e l'altro per Vlahovic, che potevano essere davvero pericolosi. Miletti 6 e mezzo, fino a che non è uscito per infortunio, ha fatto un bel partitone. Rabiot 6 e mezzo. Rabiot da sempre anno, forse quel cartellino giallo dopo 15 minuti gli è pesato, e molti interventi come li fa Rabiot non l'ha fatti. Kostic 6 e mezzo, oltre gol. Di Maria 6 e mezzo. Di Maria ha giocato poco, però quando ha giocato è stato davvero incisivo. Ha quei tocchi che secondo me è qualcosa in più in questa Serie A. Qualcuno lo criticava. Vlahovic 7 e mezzo, partita perfetta. Ha voluto il rigore, gli mancava il gol, ha preso, ha segnato, poi ha segnato il secondo gol. Secondo me, da qui in avanti abbiamo questa macchina da gol, perché una macchina da gol la dobbiamo sapere sfruttare, e qua l'allenatore deve essere bravo a sfruttarla. Vediamo, i subentrati, Ken 7, mi è piaciuto quel gol che non arriva, però secondo me prima o poi arriverà. Fagioli 6 e mezzo, ha preso la squadra nel momento decisivo dopo l'infortunio di Meretti, è stato l'uomo assist man, grazie a lui ha fatto lo terzo gol, Vlahovic. Chiesa 6 e mezzo, Quadrato 6, il giorno senza voto. Allegri oggi diamo un bel 6 e mezzo. Poi le dichiarazioni, vediamo le dichiarazioni importanti sia da parte della dirigenza della Juve, che noi in questo momento abbiamo sempre criticato la dirigenza perché non c'era un uomo a parlare, però stavolta l'uomo c'era. Se troviamo le interviste. Vediamo, se lo troviamo, un attimo, problemi, eccolo qua, ecco, Calvo, Francesco Calvo, che è il nuovo CEO, sarebbe il nuovo amministratore delegato, colui che deve controllare sia l'ambito sportivo, sia maschile che femminile, ha raccontato perché è tornata la Juve, quale compito hanno. Poi ha detto alla Juve, hanno fatto, la Juve si riparte per la Juve si parte per lottare per tutte le competizioni. Adesso vi siete prefissato un obiettivo specifico. Lui ha detto la Juve deve sempre lottare per vincere. In questo momento sappiamo che è un anno strano, però torneremo. Abbiamo degli obiettivi che dobbiamo portare al raggiungimento, sia nell'ambito sportivo che non. Poi gli hanno fatto la domanda. Questa è stata una domanda davvero importante. Pogba è stato fuori per tanti mesi. Sono uscite anche alcune voci che dicevano che potesse andare via. Ripartirete da lui anche nel futuro? Le sue dichiarazioni, le voci, quelle sono solo voci, le abbiamo sentite anche noi, ma la smentisco categoricamente. Paul per noi è stato un acquisto molto importante ed è un acquisto di lungo periodo nella gestione degli infortuni. Questo l'ha detto anche il mister nelle ultime conferenze stampa. Gli impedimenti ci sono e ci saranno sempre. C'è stato un rallentamento nel suo ritorno in campo, però noi vediamo che si allena tutti i giorni con grandissimo impegno ed entusiasmo. Quindi lo aspettiamo in campo, fiducioso anche perché lui possa dare quel gran salto di qualità che gli hanno dato. Poi, quali sono le vostre sensazioni dopo aver letto le motivazioni della sentenza? Dopo ogni passaggio di giudiziario, le società si è espresse in ogni modo, in ogni comunicato. Ci sono i comunicati, andate a vederli. Poi, sulla dichiarazione fatta dal PM, su questo tema permettetemi di fare una riflessione. Io credo che alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possono assumere un significato diverso da quello che hanno in verità nel contesto corretto. Questo vale per la Juve e per tutte le persone di Juventus che sono state coinvolte nelle indagini. Questo vale anche per il caso che lei ha appena menzionato. Però se c'è un caso che vorrei dire che la Juventus da sempre rispetta, e rispetto anche che potrei rendere la Juventus in tutti questi iter giudiziari, la cosa è davvero bella. Ha detto noi, sono frasi prese in un contesto. Ma come? Virgoletta, tutti dicono che quelle sono frasi contestate, non virgolettato. Anche quelle della Juve sono frasi dette in modo giusto. Poi ha detto, noi diamo rispetto e pretendiamo rispetto. Questa è un'altra bella frecciatina. Allegri ha detto che è contento della squadra, ora piano piano devono recuperare. Vlahovic sta bene, sia fisicamente tutto. Mi raccomando, questo video post partita è finito. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate anche per sempre aggiornati su tutto. L'unica cosa che voglio dire, forza Juve, sempre! E mettete mi piace. Se mi raccomando, tanto mi piace. Ciao!